Ci sono delle parole che sentiamo ogni giorno, di cui comprendiamo il senso generale. Per esempio, transizione ecologica, cioè un cambiamento che permetta di evitare le gravi conseguenze ambientali e climatiche dovute all'attuale tipo di crescita. Ma cosa vuol dire poi esattamente? Cosa bisogna fare? Non è certo una risposta semplice. Quello però che è certo è che non devono cambiare solo alcune cose, ma tutte. La transizione non può avvenire solo nell'energia, nell'agricoltura, nelle politiche ambientali o nei trasporti, ma in ogni attività umana. È un po' come un'orchestra. Se si cambia spartito, tutti debbono suonare la nuova musica e imparare a suonarla. Uno degli strumenti più importanti, per così dire, di questa nuova orchestra è l'industria. L'Italia conta milioni di imprese, tra piccole e grandi, ed è cruciale che partecipino in modo efficace a questa transizione. Ma facendo che cosa? Beh, c'è un esempio che abbiamo ritenuto utile mostrarvi, che illustra meglio di qualunque discorso come un'azienda può attrezzarsi per diventare più ecologica senza perdere di competitività. Giovanni Carrada ce lo mostra in questo servizio realizzato con Cristina Scardovi. William Gibson, uno scrittore di fantascienza, diceva che il futuro è già qui, solo che non è uniformemente distribuito. Cioè, c'è sempre qualcuno che è più avanti degli altri. Noi oggi siamo venuti nelle Marche per vedere un pezzo che c'è già del futuro dell'Italia. La transizione ecologica verso uno sviluppo finalmente in pace con l'ambiente, che è un pezzo importante del recovery plan europeo. Perché qui c'è qualcuno che la sua transizione ecologica l'ha già fatta. Loccioni è un'impresa dove lavorano 450 persone in 5 edifici lungo la valle del fiume Esino. Da oltre 50 anni qui vengono progettati e costruiti banchi di misura per collaudare componenti dei motori di automobili e aeroplani, controllare la qualità degli elettrodomestici o verificare le emissioni industriali. Ma questa impresa ha anche realizzato il primo robot farmacista al mondo per la preparazione di farmaci negli ospedali. Da questa piccola valle lavora con i più grandi marchi mondiali. L'80% del fatturato lo fa all'estero. Già nel 2005 il suo fondatore decise di fare della sua azienda la prima comunità ecosostenibile d'Italia, cominciando dall'energia. Questa impresa si è ispirata fin dall'inizio, partita da sotto zero, al territorio con la cultura dei monaci e dei mezzadri, che erano molto attenti al risparmio e allo spreco. L'impresa che sviluppa attività di soluzioni di misura per clienti industriali ha applicato questi principi anche ai consumi connessi alle attività industriali. In questi anni, per aumentare il comfort degli edifici e per risparmiare anche nel conto economico, perché tutto contribuisce al risultato finale, abbiamo trovato delle geniali soluzioni che dimostrano che questo si può fare. Tutto questo per noi è possibile e sarà possibile prendendo proprio l'esempio dei monaci che lasciavano i loro luoghi meglio di come l'avevano trovato. Oggi qui si produce più energia di quella che viene utilizzata. Ci sono 4 piccoli impianti idroelettrici lungo il fiume, ma il grosso viene prodotto da 13 impianti fotovoltaici. Per più di metà del tempo l'impresa è come un'isola energetica, perché non preleva energia dalla rete. Quando ne produce più di quella che le serve, quella che avanza viene immagazzinata in grandi batterie o reimmessa in rete. Di combustibili fossili non se ne usano più. Così nel 2020 è stato risparmiato l'equivalente di 606 tonnellate di petrolio, ma i conti riescono a tornare solo perché l'energia viene utilizzata con molta attenzione.
Il Leaf Lab, in italiano Laboratorio Foglia per via del tetto coperto di pannelli solari, è stato inaugurato nel 2014. È il primo edificio industriale in Italia ad avere la massima certificazione energetica, quasi zero emissioni. Tutte le pareti sono isolanti. Le alette delle veneziane si regolano automaticamente in base al sole e alla temperatura esterna. L'illuminazione è a LED ed è regolata in funzione della luce naturale momento per momento. Ma i segreti dell'edificio sono nascosti. Nei sotterranei passano chilometri di cavi che scambiano corrente e informazioni fra i sensori, il data center e gli impianti. Qui si comandano tutte le pompe di calore che riscaldano o raffrescano gli ambienti. D'inverno ricevono l'acqua calda prodotta da un pirogassificatore a legna, comune per tutti gli edifici, o accumulano l'energia elettrica riscaldando un accumulatore termico con 450 metri cubi d'acqua. Questa specie di fiore è uno schermo che mostra tutti i flussi di energia fra edifici, produzione, accumulo, rete elettrica nazionale. In questo momento, per esempio, vediamo che stiamo fornendo corrente alla rete elettrica. Pensate, in 10 anni questa rete ha consentito di risparmiare 15 milioni di euro di bollette. Se togliamo 10 milioni che è costato tutto questo sistema, fanno 5 milioni di guadagno. Ma non è stato questo il vero affare. Loccioni ha imparato a progettare questo tipo di impianti automatizzati proprio quando il mondo iniziava la svolta dell'elettrificazione, che è il grande mercato dei prossimi anni. Così oggi produce sistemi di collaudo per batterie, motori, trasmissioni e freni di auto elettriche. Progetta e costruisce microreti per le rinnovabili e l'efficienza energetica. E ha già cominciato a lavorare sull'idrogeno verde, raddoppiando fatturato, sedi e collaboratori. Anche per l'Italia la vera sfida è crescere, perché a decrescere, come diciamo a Roma, sono buoni tutti. Ma come si può fare? Lo abbiamo chiesto al ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito di Next Generation EU investirà circa 70 miliardi solo sulla transizione ecologica. All'incirca una metà di questi finanziamenti andranno nel settore energetico per la riconversione dei sistemi industriali altamente inquinanti, per la nuova mobilità elettrica, per l'elettrificazione globale e per il passaggio all'idrogeno. La restante parte della cifra andrà soprattutto sull'ambiente, sull'economia circolare, sulla riduzione del rischio idrogeologico e sulla gestione delle risorse idriche. È chiaro che questi sono interventi enormi, infrastrutturali, creeranno moltissimo lavoro nei prossimi anni, lanceranno l'Italia verso un modello economico diverso, non contro il pianeta ma in favore del pianeta, e ovviamente faranno leva sulla grande capacità industriale del nostro paese, dove ci sono eccellenze tecnologiche e manifatturiere che potranno beneficiare di queste enormi aperture, di queste nuove infrastrutture che sono da fare. Sarà un periodo di grande crescita. Certo, la transizione ecologica di un paese è enormemente più grande e complicata di quella di una media impresa. 60 milioni di persone, 25 milioni 700 mila famiglie, oltre 6 milioni di imprese. La nostra transizione ecologica nazionale non è gratis. Quasi 60 miliardi di euro di finanziamenti europei, più gli investimenti privati collegati. Cifre che potrebbero davvero far ripartire l'Italia, oltre che farci vivere in un ambiente più pulito. Quindi, nonostante i tempi stretti del Recovery Plan, dovremo saper fare quello che questo imprenditore ha saputo fare, e con la stessa cura. Insomma, i soldi vengono dall'Europa, ma li dovremo spendere come se li tirassimo fuori di tasca nostra.